Bene, buon pomeriggio a tutti. Vi do questa notizia che ormai era nell'aria. Giampaolo, Paolo Caglio, Gianluca, Luisa, Mario, Max e tanti altri prenderanno in mano il movimento della rete. Io andrò per altre strade e non me la sento più. Qua siamo sempre su YouTube, rimaniamo sempre qui. E io ho provato a uscire fuori e lo sto ancora facendo, ma i risultati non si vedono perché i risultati devono essere generali, cioè non deve essere una persona sola che si muove, dovremmo essere in tanti. Purtroppo questo non accade. Si aprirà un sito. I miei video comunque sono a disposizione di tutti. Io non mi fermerò, però lascio alle persone, a queste persone, il movimento della rete. I vertici del movimento della rete ovviamente sono Gianluca, sono Paolo Caglio e Romano. E poi ci sono tutti gli altri facenti parte di questo movimento. Cioè, quello che più merita, quello che più ha voglia e volontà di un serio cambiamento, merita le briglie di questo movimento da me creato. Io continuerò diversamente, quindi riferitevi a loro in qualsiasi cosa. Sono persone serie. Paolo Caglio ha il suo modo un po', tra virgolette, violento di esprimersi, ma è corretto. È violento ma corretto. Giampaolo è un ragazzo giovane, incazzatissimo. Lo posso definire il mio orgoglio, lo ritengo un fratellino. A 19 anni, io ne ho 42, potrebbe essere mio figlio, una figlia della sua età. Non dico che potrei essere suo padre perché non mi sembra corretto nei confronti dei suoi genitori, però diciamo sono il fratello maggiore di questo siciliano rampante a cui voglio davvero bene. Sparirò, i miei video sono ovunque e quindi prendo un'altra strada. Così non si può andare avanti, ragazzi. Qua non dobbiamo rimanere. Paolo è stato chiaro anche su questo. Rimanere a guardare e a commentare, ma di concreto non stiamo facendo niente. Mi ci metto in mezzo anch'io, ovviamente. Bene, non sparirò, tranquilli. Il merlo è sempre reperibile o al telefono piuttosto. Non ci sono dei risultati, le aziende non chiamano. Nessuno ha interesse a far lavorare nessuno. La politica cambia? Cambia se prendiamo consapevolezza, se davvero vogliamo che tutto questo sistema cambi. In Italia purtroppo è impossibile. Ascoltavo oggi dal Parlamento i soliti pupazzi che bla 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 bla, da Casini, Casini, una delle lingue più marroni del mondo. Io una lingua in culo così la vorrei quando mangio il peperoncino. Ah, scusate. No, perché era un po' che non lo facevo, non vorrei mancarvi. Un saluto al Papa Ratzinger, al cane, al Pitbull, senza offesa per i cani. Il merlo è sempre il merlo, però deve prendere strade differenti, strade diverse, perché io non posso rimanere qua. Le cose devono cambiare. Qua, come dico, chi mi ama mi segua. Il movimento della rete rimarrà. C'è Paolo, c'è Romano. Romano è un grande. Però tutto è concentrato su di me. E questo è un errore. Questo è un errore. Perché poi diventa come una fiction, diventa come un film, una telenovela o una telenovelas, se siamo in Brasile. E allora c'è un pirlotto che parla e gente che ascolta, ma niente cambia. Quindi ci vuole un attivismo maggiore, un'incazzatura maggiore. E se volete uno veramente incazzato, che non vorrei mai incontrare se arrabbiato con me, è Paolo Caglio, non sottovaluterei neanche Romano. E io faccio le valigie e vado da Max. Scherzo. E prendo un'altra strada, sempre di lotta, e sentirete parlare di me. E non, mi raccomando, non chiamate la polizia postale, se no mi tornano i carabinieri preoccupati. Sentirete parlare di me perché io esco dal tubo. Esco dal tubo per respirare aria, per confrontarmi, per affrontare questa politica di mangiatori, di corruttori,
di corrotti, di mandanti, di pezzo di merda e via così. Quindi vi lascio nelle loro mani e vi farò sapere ovviamente se ci sono novità, se apparirò da qualche parte, però io col tubo chiudo definitivamente. Vi voglio bene, il mio numero ce l'avete, la mail è ovunque, a meno che non mi facciano saltare gli hacker politici. Però questa è la mia decisione. Credo che anche Paolo, anzi sono molto convinto che anche Paolo Caglio sia della mia stessa idea, e così anche Romano. Paolo Caglio è addirittura finito su un giornale. Romano ha fatto di tutto e di più anche in piazza per far raffigurare bene quello che è il movimento della rete. Poi lui è un tecnico da paura. Poi abbiamo Mario e poi c'è Max, il romanaccio. Quindi vi lascio in buona compagnia. Non buttiamo tutto a puttane. Quindi, al di là che ci sia il merlo o no, il movimento della rete deve andare avanti. Se no, vi vengo a prendere a calci nel culo. Vi voglio bene. Sentirete parlare di me.